perché è tutto liscio, 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 liscio. Vi piace questo giochetto? Ve l'ho detto che vi facevo divertire, vero Francesca? Poi il 2 è tutto, il 2 è grande, qui è tutto ruvido, l'euro è un po' più piccolo ed è liscio, ruvido, liscio, ruvido. Il 50 mi ha detto che è uguale al 10, il 2 ha una riga in mezzo e l'1 è piccolino liscio, ok? Allora ragazzi, ricomponiamoci un attimo. Se avete un genitore, un nonno che non vede bene, vi mettete lì e glielo insegnate. Nonno, no, devi toccare il bordo, ok? Invece per la carta, secondo voi, io come... Allora, gli ipovedenti, c'è Giorgio qua. Giorgio c'è? No. No. Allora, gli ipovedenti riconoscono la carta dai colori. Renata, ci sono io, Paola. Paola, vieni qua, Gioia. La mia amica ipovedente, una maestra, fatele un applauso. Allora Paola è una maestra, ha problemi di vista e lei, facciamoci spiegare come fai Paola a riconoscere la carta, lei è ipovedente, eh? Poi vi spiego io come faccio. E vedo il colore e anche la dimensione, nel senso che magari al buio, non so, il 50 e il 10 che hanno un colore più o meno simile, oppure il 20 e il 5 che sono tutti e due azzurri, però la dimensione è diversa. E Paola ha imparato benissimo il braille da me, fa teatro con me, recita e fa tante belle cose e ascolta molti audiolibri, giusto? Ok, grazie Paola. Stai qua Paola che mi puoi aiutare. Allora invece io come faccio? Lo vedete sto oggettino qua che ho in mano? È di plastica, pura plastica, però è scritto in braille. C'è 5, 10, 20, 50, 100, 500. Mai avuto un 500, quindi dimentichiamocelo ragazzi. Mai avuto un 500. E neanche un 100 ragazzi. Io arrivo a 50, se arrivo. Allora, se qualcuno mi dà una carta, vi faccio vedere come si misurano i soldi. Quindi io prima di uscire di casa, ragazzi, prendo il portafoglio, tiro fuori tutti i soldi e li metto in ordine, dal più grande al più piccolo. Ok, mentre la moneta no. Ok, tieni il microfono, Gioia, grazie. Allora, vediamo se ci riesco, Dovrebbe essere... Perché non è proprio precisissimo, eh? Ok, allora questo qui è un... Vediamo un po' se riesco. È un 10. 5. È un 5. Allora, praticamente è arrivato al numero 5.